Buongiorno, ben trovati. Questo venerdì mattina commentiamo due risultati importanti. Il primo è il risultato straordinario delle regionali. Diciamo che queste elezioni dovevano essere intanto un test per il governo Meloni. E mi pare che il centrodestra sia stato ampiamente promosso. L'altra cosa che doveva arrivare era una bocciatura, come è stata senza appello, del governo di centrosinistra che aveva governato la nostra regione. Quindi promosso il centrodestra, bocciato il centro-sinistra, ma io aggiungo un altro aspetto. Io mi auguro che con questa sonora batosta elettorale il centro-sinistra abbia definitivamente capito che la politica della demonizzazione dell'avversario non funziona. Siamo rientrati in una epoca storica nella quale la politica rivendica la propria centralità. E la politica è programma, progetti, è la capacità di rappresentare territori. La politica della contrapposizione e la demonizzazione dell'avversario non funziona più, non funziona più nemmeno la politica della clientela, perché diciamo che anche questo è uno dei motivi per cui la sinistra è stata sovranamente battuta. Queste elezioni hanno avuto un dato macroscopico di astensione, su questo dobbiamo fare delle riflessioni. Io credo che ci siano una serie di cause. La prima è quella di che non si possono chiamare i cittadini a votare ogni 3 mesi. Noi avevamo proposto l'Election Day, mettere insieme sia le politiche che le regionali, ma la sinistra, che da sempre è convinta che meno gente voti, più ha possibilità di vincere le elezioni, appunto non accettò, il governo Draghi non accettò questa possibilità. Io penso poi che anche un altro motivo del grande astensionismo è che la gente di sinistra non è andata a votare. La gente che non si riconosce più in nella linea politica della sinistra, anche tutti i delusi del Movimento 5 Stelle. Certo è comunque che compito di una politica seria è quella di prendere atto di questo dato così importante e cercare di fare in modo di riappassionare la gente, gli uomini e le donne alla politica, dimostrando con i fatti che la politica è la risposta. Può e deve dare quelle risposte che territori e comunità si aspettano. Stiamo lavorando alla Giunta in questi giorni, mi sono sentito diverse volte con Francesco Rocca, stiamo ragionando anche con gli alleati in un clima estremamente sereno, cordiale. È una grande sfida. Io quello che voglio condividere con voi è che questa è una grande prova di maturità. Noi abbiamo la consapevolezza di quanto questo sia anche in certi versi, il giocarsi tutto, no? Adesso siamo arrivati anche al governo della Regione Lazio. Oggi noi dobbiamo dimostrare di essere altro, dobbiamo dimostrare di essere all'altezza, e cioè essere pronti a superare questa grande nuova prova di maturità. Ecco, vi posso assicurare che c'è piena consapevolezza di tutto questo, e siamo convinti che proprio attraverso una chiara consapevolezza, attraverso la competenza, attraverso la conoscenza dei territori e delle comunità, attraverso soprattutto una visione, noi questa prova di maturità la supereremo. Permettetemi comunque di fare un ringraziamento particolare per questo straordinario successo. Fratelli d'Italia ha quasi toccato il dato del 34%, un dato impensabile. Vuol dire che una persona su tre che è andata a votare ha scelto Fratelli d'Italia, ha scelto il partito di Giorgia Meloni, ha scelto il nostro partito. È una grandissima dimostrazione
di affetto e di sostegno. E tutto questo non è casuale, viene da lontano, viene dal lavoro di Giorgia, viene dai valori di riferimento del nostro partito, ma questo risultato è anche grazie al popolo di Fratelli d'Italia, i nostri militanti, i sindaci, i consiglieri comunali, tutte le persone che ogni giorno rappresentano nei vari territori e portano avanti le problematiche delle comunità e appunto dei territori stessi. Un popolo incredibile che ha la capacità di farsi valere in ogni più piccolo comune, anche i tanti giovani, perché va ricordato che Fratelli d'Italia è il partito che ha un mondo giovanile straordinario e anche grazie a loro noi abbiamo scritto questa bellissima pagina e vissuto questo straordinario successo. Ieri è stato approvato al Senato il DL di costruzioni, ci si è occupati del sisma, io l'ho fatto indirettamente perché stando alla Camera ho soltanto avuto la possibilità di interfacciarmi con la sottosegretaria Albano, con il relatore senatore Sigismondi e con tutti i nostri senatori e siamo abbastanza soddisfatti, siamo molto soddisfatti. È divertente assistere in questi giorni su un tema così delicato come quello del sisma alla, chiamiamola, faccia tosta del centrosinistra, che improvvisamente anche su questo tema sembra avere le idee chiare e quindi parla di velocizzazione, di sburocratizzazione, di aiuti, e cioè di tutte quelle cose che in 7 anni loro non hanno fatto. E non è che non l'hanno fatto perché non erano illuminati, non erano all'altezza o non c'è stato un dibattito su questo, perché io gran parte degli emendamenti che sono stati approvati ieri li ho depositati almeno una 50ina di volte alla Camera negli ultimi 5 anni, e cioè quindi si assiste al paradosso che tu hai passato 5 anni a dire a una forza politica quello che andava fatto, per 5 anni quella forza politica non la fa e poi improvvisamente quando tocca a te a governare quella forza politica si alza e ti dice ma sarebbe il caso di fare questo. Un paradosso, una faccia tosta che comunque valeva la pena di sottolineare. Con questo DL ricostruzioni si velocizzano le procedure, si superano alcuni passaggi burocratici per gli appalti, c'è l'importante proroga per il personale a tempo indeterminato, c'è la possibilità di stabilizzazione di alcune tipologie del personale, perché poi alla fine tutta questa enorme montagna di burocrazia che è stata messa in campo poi ha bisogno ovviamente di esecutori, che anzi io ringrazio tutti coloro che operano nei vari comuni e negli uffici di costruzione. E quindi la possibilità di stabilizzazione anche di alcune tipologie del personale. Poi ci sono più poteri per il commissario, che è una cosa importante, stiamo lavorando per cercare di dargliene quanti più possibili. Saluto e ringrazio Guido Castelli per l'incredibile lavoro e anche la velocizzazione e l'impulso che sta dando in questi giorni alla ricostruzione, al punto che appunto il commissario può con questo decreto anche sostituirsi ai commissari ad acta che magari non fanno appieno il loro lavoro, e il commissario sarà tenuto a un'opera di trasparenza e soprattutto a un cronoprogramma, che era un'altra cosa della quale noi parlavamo prima, e cioè quindi di dare conto con una certa frequenza di tutto quello che si sta facendo. C'è un importante passaggio sull'IVA, cioè il commissario può anticipare l'IVA alle imprese per le fatture oggetto di contributo, perché con questa norma si introduce il tema a noi molto chiaro, cioè che il tema della ricostruzione è anche il tema del futuro, il tema dell'economia. Su questo noi abbiamo le idee molto chiare, serve un'economia di vantaggio, serve incentivare le nostre attività, perché solo se noi ricostruiamo, incentiviamo il nostro sistema produttivo, noi rilanceremo le aree colpite dal sisma, ma io dico di più, tutte le aree interne. Serve una politica mirata alle aree interne e su queste
su questo stiamo lavorando come gruppo di Fratelli d'Italia anche con l'aiuto del commissario al sisma. Poi ci sono due norme che sono state introdotte, alle quali sono particolarmente legato perché sono state, penso di poterlo dire, veramente due battaglie personali, e cioè la prima, quella di dare in qualche modo un ristoro a chi ha subito un lutto grave in quel terremoto, ma io vorrei che questa norma venisse messa a sistema, cioè far passare la morte di un congiunto per un terremoto, farlo diventare una causa di invalidità permanente, perché è sicuro che se hai perso un figlio o hai subito un trauma così grave, questo ti segna per tutta la vita. E allora la riserva di 30 posti, il 30% dei posti che vengono messi a concorso per tutte quelle persone che hanno subito un grave lutto, io la considero una norma giusta, anche questa che io ho provato a far approvare. Considerate che questa non costa, perché i posti messi a concorso non hanno un costo aggiuntivo se vengono date a chi ha avuto una limitazione, per chi ha un handicap o per chi ha avuto appunto una morte o ha vissuto una tragedia come quella di aver avuto un congiunto morto nel sisma, un congiunto prossimo. E l'altra norma di cui sono molto orgoglioso, che è stata approvata ieri, e cioè la deroga sui numeri per le scuole. Guardate, questo io, per chi mi conosce, chi mi segue, insomma, sa che è stata una battaglia assurda che io ho perso in questi anni, perché era dettata dal minimo del buonsenso. Cioè tu non puoi ricostruire una scuola e dire a un sindaco: questi sono i soldi per ricostruire la tua scuola, e contemporaneamente dire a quel sindaco: ma se tu non hai un numero sufficiente di bambini, quella scuola io la chiudo. Perché le due cose non stanno insieme. O tu hai il coraggio di dire che quella scuola non la ricostruisci perché non c'è futuro in quel territorio per i ragazzi o soprattutto per le giovani coppie e mettere al mondo i figli, oppure devi dare una speranza, devi dare un segnale, devi dire anzi in controtendenza: tu anche se non hai i numeri ricostruisci la scuola perché io ti aspetto. Noi dobbiamo aspettare che la gente che è stata portata negli alberghi, che è andata fuori, che è andata a cercare sicurezza e tranquillità e soprattutto un alloggio fuori da Amatrice, da Cumoli, da Leonessa, eccetera, possa tornare perché ritrovi un comune nel quale la propria casa è stata ricostruita ed è sicura, ma c'è la scuola che è sicura e ci sono i servizi per dare un futuro e una prospettiva. Una cosa di buon senso che vi posso assicurare, io ho spiegato, raccontato decine di volte negli ultimi anni e ho sempre soltanto prese porte in faccia. Lo dico da tutti i partiti politici, perché si sono succeduti tutti i governi, l'unico partito che non è stato al governo, Fratelli d'Italia, nella passata legislatura, e io con i vari commissari al sisma e con i vari esponenti politici ho sempre fatto notare questa incongruenza, questo cortocircuito, e poi alla fine, ieri, le mie scuole, le nostre scuole hanno ottenuto questa deroga. Ecco, questo mi fa particolarmente piacere, mi fa particolarmente gioire oggi. Mi è stato chiesto ieri, quando ho annunciato la diretta, se avevo il coraggio di rispondere alla problematica di Val di Tara. Tra l'altro sto leggendo, vi saluto tutti, saluto i vostri commenti, se magari avete qualche domanda mettetemela, cercherò di rispondere. Il tema, la questione di Val di Tara, io sono contrario alla strumentalizzazione della scuola come terreno di scontro ideologico. Dobbiamo cercare di dare segnali distensivi, non dobbiamo enfatizzare, non dobbiamo appunto portare nelle scuole ed enfatizzare il terreno di uno scontro ideologico. Lo dico con molta serenità a tutti i signori della sinistra: noi la violenza la condanniamo sempre, senza se e senza ma. La violenza è da condannare sempre, senza fare distinguo. Su questo siamo molto, molto chiari e lo siamo sempre stati.
Però su questo permettetemi di sottolineare una serie di note stonate di questi giorni. Guardate, noi siamo oggetto, noi di Fratelli d'Italia, noi di centrodestra, siamo oggetto di una serie di attacchi abbastanza pesanti, di minacce. Il presidente Meloni non passa giorno che non viene minacciata o si sentono slogan pesantissimi sui quali c'è un silenzio assordante da parte della sinistra. Guardate che quando una parte politica alza il livello dello scontro, la condanna deve arrivare proprio da chi ha la responsabilità o chi è punto di riferimento politico, perché altrimenti non vale. E guardate, c'è una cosa che a me veramente fa imbufalire, nonostante l'avessimo denunciato in tutta la campagna elettorale. Noi oggi abbiamo due parlamentari di Fratelli d'Italia, Delmastro e Donzelli, che vivono sotto scorta. In un paese normale, due persone che sono costrette a vivere sotto scorta perché oggetti di minacce e di intimidazione devono avere la solidarietà di tutti, perché questo è, diciamo, fa la differenza fra chi è davvero democratico, chi ha davvero i valori della Costituzione, chi è davvero contro la violenza. Altrimenti si applica il doppio pesismo e si è davvero poco credibili. L'altra domanda è sull'Ucraina. Sì, io sono convinto che la chiara linea di Giorgia Meloni e del governo di aiuto e sostegno alla nazione che è oggetto di una vile aggressione sia giusta, sia condivisibile e sia comunque presa ben valutata dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Mi state chiedendo tutti del super bonus, lo vedo qui da Marina De Agostini e anche dal compare Luciano Runci. Il super bonus per le aree colpite dal sisma ci stiamo lavorando, Castelli ci sta lavorando, stiamo presentando degli emendamenti al decreto, stiamo cercando di salvare questa parte dalla problematica enorme del super bonus. Se non l'avete visto, andatevi a guardare il video di Giorgia Meloni nel quale spiega molto bene come quella finta gratuità che andava raccontando Conte, vi rifaremo casa in maniera gratuita, poi in realtà paga sempre il cittadino italiano e si è creata una bolla insostenibile. Però c'è perfetta consapevolezza di come lo stop del super bonus incida molto sulle aree colpite dal sisma e stiamo lavorando con Guido Castelli. Anche stamattina ci siamo scambiati delle idee per cercare di nel momento in cui questo decreto verrà alla Camera, ma credo settimana prossima, di affrontarlo e trovare quegli aggiustamenti che ci possono permettere di sottrarlo a questa problematica. Quello che ci arriva a noi è che c'è disponibilità, attesa appunto la delicatezza della questione della ricostruzione. Non mi pare di leggere altre domande, no, quindi detto questo io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento a dopo che avremo insediato la giunta per un altro momento nel quale magari approfondiremo quelle che sono le linee programmatiche del governo Rocca, che sicuramente rappresenterà rispetto agli ultimi 10 anni una novità rispetto alla vicinanza ai territori, la vicinanza ai territori, la vicinanza alla comunità e soprattutto la grande attenzione al mondo della sanità davvero allo sbando. Rispondo a Vito, sì, anche con Castelli stiamo affrontando il problema delle cave, che è un problema centrale nella ricostruzione. Abbiamo, anche questo è un tema che stiamo affrontando.
Bene, detto questo, grazie e buona giornata a tutti. A presto.